tutti coloro che stanno guardando questo video. Oggi è domenica, fuori è bruttissimo tempo. Io sono con una felpa qui e avevo voglia di parlare con voi. Tra poi ho la felpa macchiata in alcuni punti, quindi perdonatemi. Ma io credo che sia ok, cioè le parti che si vedono, tipo qua sotto tutto macchiata, nessuno lo vedrà. In questo periodo sto ricevendo un sacco di commenti bellissimi nei video, è una cosa che mi rende molto felice ovviamente. Ma commenti che consistono principalmente nel dirmi che sono perfetta, cosa che non è assolutamente vera. Io apprezzo moltissimo che voi me lo diciate ovviamente, però voglio anche che capiate che non esiste una persona perfetta, io non sono assolutamente perfetta. E quindi oggi voglio parlarvi delle mie insicurezze e delle mie imperfezioni, o almeno quelle che ritengo io siano le mie imperfezioni. Ho deciso di raccontarvi tre difetti che io noto in me fisici e tre difetti invece del mio carattere. Il primo difetto fisico sono le cosce. Non mi piacciono le mie cosce, non mi sono mai piaciute. Sono stata un'ex ginnasta agonista di ritmica. Anche se le ginnaste di ritmica hanno un fisico più longilineo rispetto a quelle di artistica, i muscoli li ho sempre avuti, quindi ho tanti muscoli nelle cosce e quindi sono un pochino grosse per me. Ovviamente non dico che sono grassa, però le cosce sono una mia insicurezza, soprattutto la parte sopra. Proprio il concetto che c'è stato in un periodo quando io ero più piccola del thigh gap, il buco tra le gambe. Adesso io non cerco quello assolutamente, anche perché sto iniziando a essere molto più consapevole, molto più sicura del mio corpo. Però diciamo che una delle mie insicurezze sono state sicuramente le cosce. Cioè se io tipo sono in spiaggia, che ne so, andiamo al bar, ogni tanto se c'è una giornata in cui sono particolarmente insicura, prendo l'asciugamano e mi copro la parte sotto, perché della pancia non me ne frega niente, cioè alla fine ce n'è un po', amen. Ma sta cosa delle cosce non so come mai, che poi non è una cosa così esagerata ovviamente, cioè me ne rendo conto anche io. Ognuno ha un po' il suo tallone d'Achille e io credo che fisicamente la cosa principale che a me non piace di me sono le mie cosce. Per quanto riguarda le foto in generale, questa è una parentesi che apro su Instagram generale, quindi anche su altre modelle company, vi dico solo che angolazione e luce sono tutto. E qua chiudo la parentesi. Un'altra cosa che non mi piace di me, ma questa volta che riguarda il mio carattere, è il fatto che io penso moltissimo. Io penso tantissimo, sono molto molto razionale. In realtà in questo periodo sto imparando, iniziando a imparare a lasciarmi un pochino più andare, e credo sia soprattutto grazie a una persona che mi ha aiutato molto in questo. Però sono sempre stata molto molto razionale, molto riflessiva, quindi non mi sono mai buttata particolarmente nelle situazioni. Ogni volta penso tutto tanto, per cui magari spesso capita che io non mi goda realmente il momento perché sto cercando di ragionare e analizzare qualsiasi cosa. Questo ovviamente non è una cosa che capita sempre, però spesso. Ah, un'altra cosa che non mi piace di me, che probabilmente voi non noterete, o forse sì ogni tanto, io ho un po' il doppiamento. Ce l'ho, non è neanche così pronunciato, però io lo noto, è una cosa che mi dà un po' fastidio ogni tanto, perché dico, vorrei essere una di quelle che ha, sapete, tipo la mascella molto pronunciata, i zigomi super super sottolineati, no. Quindi anche questa è una cosa che non mi piace di me, però è una cavolata, voglio dire. Non lo so, vi sto dicendo queste cose per farvi capire che anche io ho le mie insicurezze, che tutti è normale che le abbiano e che sì, nessuno è perfetto. Un'altra cosa che non apprezzo di me è il fatto che sono permalosa. Quindi se mi viene detto qualcosa, di solito questa è una cosa che non mi tocca per quanto riguarda persone che non conosco. Cioè se persone che conosco, amiche, amici, parenti, mi dicono una cosa, magari anche scherzando, una battutina, nella quale però io trovo un fondo di verità, io sono estremamente permalosa, quindi cavolo. Anche questa è una stupidaggine, però è una cosa che effettivamente mi dà fastidio di me. Vorrei essere un pochino più, cioè buttarla un pochino più sorridere ogni tanto. Un'altra cosa che fisicamente non mi piace sono i miei denti. Io ho dei bei denti, nel senso che sono dritti, eccetera, ma specificamente a me non piace la parte sopra, che adesso non sto a tirarvi sul labbro e farvi vedere, ma le mie gengive. Io sorrido, si vedono. Se sorrido tanto, sembra un po' un cavallo, non so se mi spiego. I miei denti sono molto piccoli, per cui quelle risaltano se io sto sorridendo con la bocca aperta, capito? Quindi questo. E ultima cosa per quanto riguarda il mio modo di essere, sono un pochino lamentosa. Lo dico, mi lamento. Cioè se c'è qualcosa che non va, cerco di reagire, è una cosa che ho imparato. Però allo stesso tempo dico, continuo a dire, tipo sto la febbre, madonna la febbre, che palle la febbre. Cioè non è così esagerata come cosa, però è una cosa che ho notato in me stessa, che piano piano insomma sta migliorando, però sì, sono un po' lamentosa. Voglio dire, lamentarsi in un momento in cui si è a disagio non aiuta il disagio, capito? Quindi smettiamo di lamentarci. E quindi niente, questo era un video molto semplice che ho voluto fare, come vi ho detto prima, proprio per farvi capire che ognuno ha le proprie insicurezze. Io come altre mille persone le abbiamo, quindi non sentitevi sole. E se volete potete elencarmi, se ve la sentite, le vostre insicurezze. Oppure invece le cose che piacciono a voi, di voi stesse. Io poi se volete farò un video specifico sulle cose che invece trovo siano molto belle di me, del mio carattere.
Quindi niente, anche se è semplice, spero tanto che il video vi sia piaciuto. E vi mando un grandissimo bacino e ci vediamo al prossimo video.